Euro digitale, moneta mondiale digitale, cripto universale. Sembra che i tempi siano maturi per passare al denaro digitale. I contanti piano piano li vedremo sempre meno. Anche perché tutti abbiamo un cellulare in tasca, quindi è praticissimo pagare con un bip del cellulare senza dover tirare fuori portafogli, soldi, eccetera. Poi più del 90% del denaro in circolazione non esiste fisicamente. E poi c'è il fatto del contagio. Contagio che puoi ammalare e morire se prendi in mano 5 euro che le ha toccati un altro. Già oggi la Svezia, la Finlandia, la Sud Corea hanno più dell'80% dei pagamenti fatti in maniera digitale, cioè con la cartina, il bancomat, carta di credito. Mentre invece altri stati come la Spagna, in Spagna il 13% dei pagamenti si fanno in maniera digitale, in Italia il 14% e anche in Germania il 20%. Sia che viviamo in un posto dove si paga tanto o poco in maniera digitale, il futuro sarà quello di soldi fisici, di contanti, ce ne saranno sempre meno. E quindi dobbiamo aspettarci che domattina ci dicano: va che dal primo del mese prossimo non ci sono più i contanti, venite in banca, ve li cambiamo oppure vedete di spenderli. No, non sarà così, state tranquilli. Ci metteremo 10 anni, 15 anni, non lo so, ma sicuro che non succede in tempi molto molto brevi. E poi non succederà mai totalmente, o perlomeno quelli che stanno guardando questo video non sono abbastanza giovani per vedere che totalmente il denaro scomparirà, perché ci sarà sempre un paese che ha ancora delle banconote e quindi denaro contante, quindi eventualmente si può fare con quei soldi lì che verranno dopo accettati come il nuovo denaro contante ufficiale. Poi arriveranno le cripto. Sì, anche le istituzioni vogliono fare le cripto, una cripto di Stato, e questo è il passaggio, no? Praticamente non ti fanno più usare, cioè fanno usare il meno possibile il denaro contante, così fra avere la carta e avere sopra degli euro, dei dollari, o avere la carta e avere sopra dei bitcoin o degli Ethereum, non cambierà tanto. E ti dicono comunque che ti garantiscono l'anonimità al 100%. Perché le banche fanno questo? Perché vogliono combattere i reati finanziari. Allora dico, scusa, scusa un attimo, tu vuoi combattere i reati finanziari e allo stesso tempo mi dici che mi garantisci l'anonimità al 100%? Sta cosa non funziona, no? Cioè non è che ci voglia un intelligentone per capire questo meccanismo. Vi stanno mentendo, come al solito vi dicono una cosa per poi farne passare un'altra. Quindi non credete a questa cosa che, ma sì, facciamo tutto digitale così è tutto pulito. Sì, è tutto pulito, però comunque stanno vedendo esattamente tutto quello che fai. La buona notizia è che ci metteranno un po' di tempo e soprattutto sarà difficile passare alle cripto, e le cripto per ora ce le teniamo per noi come secondo metodo di pagamento. Quindi ecco che le cripto consentiranno di fare ciò che oggi si fa col contante. Beh, prima di tutto la comodità, si va al bar a prendere il caffè, pip, e si paga, però questo te lo fa anche la banca con il bancomat, con la app che praticamente ti tira giù i soldi automaticamente. Però con le cripto si possono mettere per esempio i soldi al sicuro, quindi il risparmio, no? Sapete, sono quelle tipo USB che praticamente dove tu conservi i codici delle tue cripto, lì non li vede nessuno, devi stare attento a non perderlo, oppure te lo scrivi su un foglietto, ma questo è un altro discorso. Poi puoi trasferire degli importi evadendo le varie gabelle. Sto parlando delle tasse di successione, tutte queste cose. Tu dai il numerino a tuo figlio, per esempio, ecco che tuo figlio ha ereditato. Quindi, prima di tutto, non si pagano le tasse. Secondo, lo Stato non sa che tuo figlio ha questi soldi. E automaticamente, attenzione, perché si trasformano in soldi neri questi. Quindi, bisogna anche considerare che questa è e rimarrà sempre una cosa vietata. Quindi, questo sarà anche il metodo per fare del nero. Quindi, fai il lavoretto che va, me lo paghi così.
bip, ti do un po' di bitcoin o una frazione di bitcoin e il lavoro è pagato. Questo quando sarà accettato universalmente come pagamento, ma non manca tanto a questo momento. E poi l'ultimo concetto, per me il più importante, che è quello dell'anonimità. A prescindere da qualsiasi controllo fiscale, a me non fa piacere che quello della banca o quello di qualsiasi istituzione sappia come mi muovo, dove spendo i miei soldi. Se devi andare al ristorante ma non dovresti essere lì, fa anche comodo in questo senso. Ma che ti ho visto che eri lì al ristorante l'altra sera, eh? Insomma, le cripto saranno il nuovo denaro contante. Anche quando eventualmente le istituzioni riusciranno a porre le cripto come moneta ufficiale, comunque ci sarà sempre un mercato parallelo, perché già è molto difficile riuscire a tracciarle adesso. Poi naturalmente lo Stato si darà da fare per riuscire ad eseguire questa tracciabilità. Nello stesso tempo, come sempre, ci saranno delle aziende, qui sarà un enorme mercato nel futuro, in questo senso i famosi lavori che oggi non sappiamo neanche che esisteranno, ecco, questo è uno di quelli, aziende che si preoccuperanno di anonimizzare le cripto. Adesso non vi sto a spiegare come, ma ce ne sono già adesso che fanno mille passaggi, alla fine non si sa più di chi sono i soldi, perché sono passati in 100.000 mani. In futuro compreremo servizi da queste aziende per non far vedere dove abbiamo messo i nostri soldi. Non so quanto diventa la realtà di tutto ciò che ho detto, ma sicurissimo la direzione è questa. Quindi, cosa fare? Prepararsi, prendere confidenza con le criptovalute decentralizzate. Non prendi confidenza con la criptovaluta dello Stato, che sono loro per prime che ti controllano. Decentralizzate vuol dire che non c'è un organismo centrale che le controlla. Bitcoin, Ethereum, Ripple, non c'è un capo di queste monete. Prima e meglio si conoscono le cripto e meglio sarà per il futuro, perché quando sarà necessario, forse obbligatorio, intendersene molto per riuscire a gestire le cose al meglio, beh, voi l'avete fatto nel 2020, in 2021, quindi sapete già come si fa e siete già pratici. E poi magari si guadagna anche qualcosa. Non dimenticate che il Bitcoin ha fatto un più 35% nell'ultimo anno e più 72% negli ultimi 2 anni. Ma questo è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta.